Gentile pubblico di Scratch, ben ritrovati. Una puntata abbastanza orecchie basse, dobbiamo chiaramente ricordare la figura di Michele Scarponi, un campione enorme, un ragazzo d'oro, come tanti ragazzi che se ne vanno prematuramente, poi dopo io ho 60 anni, pensate, potrebbe essere mio figlio, non ci sta nella testa. Si sono dette tante cose ultimamente, specie in questi ultimi due giorni, sulle strade, sulla maleducazione degli automobilisti, insomma su questa alchimia che si sta costruendo uno contro l'altro. Non mi piace per niente questa china italiana, l'abbiamo già detto in tante volte in questa occasione con l'avvocato Bottoli e con i familiari vittime della strada, l'abbiamo fatto con O Bianco O Nero, abbiamo dedicato per 4 anni proprio quello che è l'omicidio stradale, portato in Parlamento e adesso diventato legge, c'è ancora tanto da fare, ma se non abbiamo e non prepariamo un'evoluzione culturale, credo in me che tutte queste frasi, queste belle frasi non servono a nulla e continueremo a contare i tanti, tanti, tanti morti. Dicono che ci sono circa un morto ogni 36 ore, beh io vi dico la verità, sono molti di più perché i dati danno 3.600, 4.000 vittime della strada, ma voi dovete contare che una vittima della strada è al momento in cui un sinistro succede e succede il decesso sulla strada. Se poi viene questo decesso 7 giorni dopo, non è più una vittima della strada, è un decesso che non ha contezza nel blafon di questa vera e propria guerra. Una vera e propria guerra che porta in sé più di 6.000 vittime all'anno. Allora il processo culturale deve partire da questo. Cioè non più uno contro l'altro, una categoria contro l'altra, l'invidia anche. Allora i vegani odiano a morte i carnivori insomma si sentono dileggiati, e allora i fumatori no, i fumatori sì, anche là odio contro uno e contro l'altro. Torniamo un po' agli anni 50, i 60, dove la tolleranza era, diciamo così, un modus vivendi. Era un modus vivendi perché comunque eravamo tutti quanti più o meno messi nella stessa maniera e tutti quanti percorrevamo i sogni che ha lasciato qua in mezzo a una strada il povero Michele Scarponi. E allora io chiedo a tutti quanti di fare uno sforzo, di ripartire dal fatto che nelle strade non dobbiamo più parlare di piste ciclabili, ormai lo sanno anche gli stolti che una pista ciclabile non è adatta per un corridore che vuole allenarsi, lo sanno anche gli stupidi. Una pista ciclabile va bene per le famiglie che possono parlare, non potete relegare dei corridori in una pista ciclabile, poi come dire metto un cavallo in una stalla di 1 metro quadrato. Dovremmo cominciare a pensare da qui a 30 anni un tipo di mobilità diverso con delle strade assistite, che cosa ben diversa. Pensate che in Nord Europa ci sono strade careggiate per delle macchine e all'interno ci sono delle carreggiate per ciclisti che addirittura riescono con il movimento a caricare le batterie e dare illuminazione gratuita alle strade che servono per gli automobilisti. Inclusione, non esclusione. Il povero Michele Scarponi ha lasciato un vuoto incredibile, tra poco sentiremo anche la telefonata di Ilenia Lazzaro. Ma per non contare sempre i soliti morti e non far nulla, dovremmo veramente cominciare a scendere un po' in basso, a minimizzarci e cominciare a pensare che forse qualcosa possiamo fare, ma dobbiamo cambiare testa tutti. Adesso sentiamo Ilenia dopo un pizzichino di pubblicità. Buju è un nuovo marchio che rappresenta un nuovo modo di fare abbigliamento e di vestire. Tutti i capi e gli accessori sono realizzati interamente a mano e in Italia, dal disegno al capo finito. Capi casual chic, unici cool e comodi fashion. Scegli la qualità, vesti Buju.
Buonasera a tutti, ciao Nicola e grazie per avermi fatto intervenire. Mi sarebbe piaciuto essere lì con voi per appunto intervenire in puntata oggi, ma come ben sai ero impegnata questo weekend con la Tiliment Marathon Bike e quindi non ho potuto essere in studio questa sera. Che dire, sicuramente quello che è successo sabato ha un po' destabilizzato il mondo di tutti quelli che seguono il ciclismo, di tutti quelli che corrono in bici, di tutti quelli che seguono squadre e anche dei giornalisti. Mi sono ritrovata un po' in triplice veste perché comunque corro anch'io vado per le strade, perché anch'io ho una famiglia a casa che mi aspetta, perché racconto anch'io il ciclismo. E perché tra l'altro conoscevo bene Michele, visto che da giovane mi sono allenata spesso con lui quando correva in Veneto. È stata una grandissima tragedia e il mio primo pensiero è andato soprattutto alla famiglia, perché nonostante si parli di prevenzione, di sicurezza stradale, ogni 35 ore un ciclista perde la vita. Cosa non mi è piaciuto del dopo di quello che è successo, sicuramente da giornalista, e l'ho scritto anche sui miei o sul mio profilo, io penso che il dolore di una famiglia che perde una persona sia la cosa più intima che esista e va tutelata. Quindi tu lo sai bene che da parte nostra a Scratch sono contrarissima a far vedere certi tipi di immagini, perché è vero che il web è pieno di schifezze, però è anche vero che un editore può scegliere cosa far vedere al proprio pubblico. E quindi io quello che voglio ricordare di Michele è sicuramente il suo buon umore, che l'ha sempre avuto anche quando era un ragazzino. E voglio ricordarlo anche come papà, come marito, come uomo, non solo come atleta. E quindi lancio anche un monito ai giornalisti più quotati di me. A volte bisognerebbe pensare e mettersi nelle scarpe di chi sta soffrendo prima di decidere di pubblicare una foto piuttosto che di scrivere qualcos'altro. Perché comunque a mio avviso non si cambia la mentalità di certi automobilisti, non si cambia con una Photoshop, ma si può turbare una famiglia e si può turbare anche tante persone che volevano bene a Michele Scarponi e che vogliono bene alla moglie e che vogliono bene alla famiglia Scarponi. Con questo vi saluto. E saluto anche tutti gli ospiti in studio e ci vediamo presto. Ben rientrati in studio, amici telespettatori. Abbiamo sentito anche la Ilenia Lazzaro, la quale diceva che non è stata contenta di quelle foto. Anche secondo me, quelle foto di vedere la moglie del povero Michele hanno fatto un po' male. Però vorrei, guarda, faccio uno sforzo tremendo, cercare di guardare dall'altra parte. Speriamo che questa foto crei coscienza, perché voglio dire, la morte è inutile, la morte. Veramente in questa maniera qua è qualcosa che urla vendetta, ma tra virgolette, la vendetta della vita stessa. Non si può vedere piangere dei ragazzi così. Ma non è vedere le foto di un dolore di un'altra persona che ti fa provare più o meno. Io ero lontana e le lacrime sono scese anche a me, perché quando muore un ciclista è una famiglia la nostra, Eh fa sì. parte di noi e il dolore è sempre grande. Non Sì, serviva ma proprio. tanto approfitto per presentare Mara Mosolo se ce ne fosse bisogno. Alessandra Saravanin, invece, tu ti occupi di vintage. Sì. Io prima dicevo, dovremmo tornare a 50 anni fa, 60 anni fa, quando la società da nord a sud, diciamo che era abbastanza Sì. omogeneizzata, cioè c'era il sogno della 500, c'era il sogno della bicicletta. Le biciclette, come quelle che vediamo di fianco a te, servivano agli operai andare nelle La fabbrica fabbriche, a quindi lavorare. diventava un qualcosa Un di mezzo, tutto. imprescindibile. Voi ricordate ancora Il questo? passato. Mi piace questa Sì. trasmissione che a ricordo di Michele Scarponi possa dare e possa concedere, grazie anche alle vostre manifestazioni, e cercare di allargare questo gap culturale che manca. Voi cos'è che fate?
Beh, io faccio due manifestazioni di abbigliamento storico, sia il ciclismo storico con la classica maglia di lana, il pantaloncino in lana, gli occhiali rossi, cosa del genere, le bici d'epoca, ma poi faccio anche le tweed ride, sono i vestiti d'epoca degli anni 50 e ci vestiamo così appunto per fare rivivere il passato, sia i nostri nonni con le maglie di lana, ma anche le nostre nonne che erano vestite con la camicetta in seta, con l'orologio del nonno, un po' così. E io noto nelle persone quando mi incontrano, mi sorridono, si commuovono, è una gioia perché vedi che mi guardano come per dire questi stanno già pensando al suo passato e allora si stanno immedesimando e mi dicono in qualche modo un grazie come per dire mi stai tirando fuori i vecchi ricordi. Certo. Per me è una gioia questo, poi far vedere donne come noi che pedaliamo, ci divertiamo, siamo sempre sorridenti in tutte le foto. E questa è la cosa che dobbiamo fare rivedere, cioè che noi ci divertiamo, è salute, stiamo bene. Certo. E noi non abbiamo paura di niente, vero Mara? Siamo in giro, io sono appena tornata dall'Istria, ho fatto 800 chilometri, non vedevo l'ora partire e abbiamo dato una gioia in questo paesino che purtroppo è stato colpito dalle guerre, ci sono le barriere, c'è di tutto. Però loro quando ci hanno visto si sono illuminati, là non c'è la cultura del ciclismo storico, però in piccola parte sono saltati fuori, sono sbucati fuori con le maglie in lana. Non c'è forse la cultura del ciclismo, ma c'è la cultura del vedersi come si era qualche tempo fa. Sì, noi abbiamo portato questa, abbiamo un po' passato un po' una giornata di storia. Beh, io credo che questo sia un fatto che a me piace e commuove e vi sto seguendo anche con una certa curiosità e interesse, spero che poi dopo veramente anche qua le invidie possano lasciare lo spazio, la condivisione, perché credo che senza memoria non andiamo da nessuna parte, è quello che succede nelle strade, perché ci siamo dimenticati i galantuomini che erano i nostri nonni, anche certo. I nostri genitori. E dopo tu devi pensare che in ogni manifestazione, che ci sono più di 100 ciclostoriche in tutta Italia, noi portiamo turismo, gastronomia, certo. Perché noi attiviamo tutti i locali, gli alberghi, per esempio ieri hanno tirato fuori il suo prosciutto dell'Istrianissima, tutti i prodotti locali. La gente diceva, ma che buono, li facciamo qua, sono certo. Tutti i prodotti che li facciamo qui. Quindi noi tiriamo fuori anche le tradizioni del posto. No, questo è indubbio, ne parliamo tra poco. Sì. Io adesso manderei in onda la marathon, no, mando in onda, guardiamo le immagini di Ciccio Bici da Caltanissetta per questa marathon. Facciamo delle immagini perché anche in Sicilia si muovono migliaia di cicloturisti per queste marathon. Insomma, vogliamo restringerla a quest'Italia. Perché le strade devono essere belle, sia dalla Sicilia fino ad arrivare a Pordenone. E quindi cerchiamo di dare una mano anche a Ciccio Bici con queste immagini. La sete e la voglia di andare in bicicletta non debba essere qualcosa di negativo, ma debba essere qualcosa di propositivo. Perché andare in bicicletta non fa male a nessuno, anzi fa più male andare in macchina al sabato e la domenica. Io credo che se nelle nostre piazze o nelle nostre montagne andassero soltanto le biciclette, forse potremmo veramente parlare di un turismo biologico, e invece così non è. E quindi bravo Ciccio Bici. Ma adesso la Garibaldina da Mentana a Roma, questo è un servizio di Christian Bon, anche questa è una gran fonda, e poi ditemi se c'è crisi nel ciclismo. Grande festa a Mentana con la sesta edizione della Gran Fondo La Garibaldina, Cicli Castellaccio, Gran Premio Città di Mentana, Memorial Armando e Maurizio Ciccolini. Sulla scia del successo riscosso nella passata edizione, il sabato la Garibaldina si è fatta ancora una volta baby con una gara giovanile di mountain bike cross country in programma all'interno del Parco dei Cinque Pini. Presidente, una Gran Fondo che si apre con una gara per giovanissimi, questo è esattamente quello che lei sognava? Sicuramente è una possibilità in più per i ragazzi di stare vicino a chi naturalmente fa un'attività importante,
E poi queste Gran Fondo devono essere un pochino, oltre che uno stimolo per i giovanissimi, anche una possibilità di aiuto verso un'attività giovanile, anche perché, come abbiamo visto con la Garibaldina, aiuta proprio anche finanziariamente i giovani ad organizzare, società a organizzare questo tipo di manifestazioni. L'organizzazione tecnica è stata a cura del team Pedala che ti passa, forte di un legame diretto con gli organizzatori garibaldini che sostengono l'attività del sodalizio giovanile mentanese che spazia tra mountain bike, ciclocross ed enduro. La gara, riservata alle categorie da G1 a G6, si è svolta in totale sicurezza in un percorso totalmente sterrato e fettucciato all'interno del parco. Marco, in attesa della Gran Fondo di domani, questo è un antipasto ricchissimo. Sì, questo antipasto ricchissimo, come lo chiami te, mi hanno dato le forze per andare avanti perché sono letteralmente distrutto, però vedere questi bambini fronteggiarsi tra di loro dà veramente gioia e soddisfazione. Il ciclismo amatoriale può e deve sostenere il ciclismo giovanile, voi oggi lo state dimostrando. Sì, e come dico sempre, il ciclismo amatoriale deve essere il volano del ciclismo. E il futuro del ciclismo sono i giovani e non c'è modo migliore, secondo me, di finanziarlo, tra virgolette, perché poi questa storia del Gran Fondo che si fanno solamente per soldi, anche lì è una storia campata in aria. Noi facciamo tutto che è il possibile per fare questo e speriamo di riuscirci, insomma. Ricordiamo che qui si festeggiano anche i 150 anni della battaglia di Mentana. Sì, quest'anno per Mentana è anche un anno importante perché il 3 novembre 2017 si festeggerà alla grande la ricorrenza del 150esimo della battaglia di Mentana, che è stato un crocevia molto importante per la nascita proprio del nostro paese. Gli amici di Mentana fanno sempre le cose alla grande, l'entusiasmo, la gioia di questi bambini ne è la testimonianza migliore. Assolutamente, questo secondo me è un punto di partenza per tutto il movimento del ciclismo. Come dico sempre, senza di loro non c'è futuro, quindi Mentana merita un plauso per tutto ciò che fa, oggi per la gara dei bambini e domani per la mitica Gran Fondo la Garibaldina. I'll be sleeping on the left side of the bed. Hey, open doors for me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy. Buy me a ring, buy me a ring, babe. You gotta know how to treat me like a lady. Even when I'm acting crazy, tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be. Forte di una tradizione che ha visto il gruppo ciclistico Ciccolini Mentana emergere nel ciclismo giovanile laziale tra gli anni 80 e 90, grazie alla passione di Arnaldo Ciccolini, il Baby Cross La Garibaldina è un fiore all'occhiello per il ciclismo Baby Under 23, allo scopo di condividere con i bambini e le famiglie lo splendido clima di festa che solo la Garibaldina sa regalare. Mentana è la città dove si respira la passione per il ciclismo e sono tantissimi gli amici accorsi per la Garibaldina. Memorial Arnaldo e Maurizio Ciccolini, Gran Premio Città di Mentana, Gran Fondo organizzata dall'ASD Gruppo Ciclistico Ciccolini e patrocinata dal Comune di Mentana, giunta alla sua sesta edizione.
La manifestazione inserita nel circuito Fanta Bici ha visto 1300 iscritti che sono accorsi nella città garibaldina da tutta Italia, richiamati dal fascino di quella che si configura ormai come una classica del ciclismo amatoriale nazionale. Una grandissima festa che viene nell'anno del 150esimo della battaglia, quindi non c'è garibaldina più azzeccata di quest'anno. Speriamo che sia bella come al solito e che i ciclisti si diano filo da torcere e ci fanno vedere un bel arrivo, insomma. Uno dei nostri progetti di rilancio è proprio far dimostrare a tutti quanto è bella Mentana, quanto è bello il nostro territorio, quanto è bella la Sabina, e far riscoprire i nostri prodotti tipici su tutti, la ciambella a cancello. Quest'estate ci sarà anche la sagra, come tutti gli anni, e vogliamo rimettere i nostri prodotti e il nostro territorio al centro del nostro progetto. Una sesta edizione davvero ricca, che è stata valida anche come campionato italiano Vigili del Fuoco e che coincide con la ricorrenza del 150esimo anniversario della Battaglia di Mentana, che ha visto contrapposti i garibaldini e le truppe franco-pontificie. Corsi agonistici da affrontare, il medio di 82 km con un dislivello di 1200 metri e il lungo di 134 km con un dislivello complessivo di 1910 metri. Per quanto riguarda il percorso medio della Gran Fondo La Garibaldina Cicli Castellaccio, è stata una lunga fuga 3 a caratterizzare la giornata. Si tratta di Simone Lanzillo, Fabio Giusti e Danilo Sensi, ed è proprio il portacolori del Time Bike Cicli Caprio a trionfare in volata di fronte a Fabio Giusti e Simone Lanzillo. Per Danilo Sensi si tratta della seconda vittoria nel Fantabici, avendo dominato anche nella Gran Fondo del Velodromo di Forano. Quarta posizione per il bravo Luca Pizzi, seguito da Maurizio Morelli, Cristian Bisogni, Angelo Del Sesto, Emanuele Orsini, Fabrizio Giardini, Mario Angeli. Per quanto riguarda le ragazze, Valentina Pezzano della SD Tor Sapienza concede il bis, vincendo per la seconda volta sul traguardo di Mentana. Seconda posizione per Maria Giacinta Cannas, terza Marcella Lombino, quarta Agnese Giambenedetti, quinta Federica Figliola. Per quanto riguarda il percorso lungo, è una lunga fuga 2 a caratterizzare le fasi finali di gara. Si tratta dei due compagni di squadra della Melania OMM, Alessandro Fantini e Vladimiro D'Ascenzo. I due tagliano il traguardo a braccia alzate nel giorno in cui si ricorda la figura di Michele Scarponi. Terzo posto per il bravo Cristian Mariani del Cycling Team Terenzi. La volata del gruppo viene regolata da Bruno Sanetti, che si conferma così campione italiano dei Vigili del Fuoco sul percorso della Gran Fondo. Quinto posto Andrea Pauletto, seguito da Emidio Celani, Manuel Ciaffone, Mauro Zanier, Angelo Calvano, Stefano Simoneschi. Prima delle donne, ancora una volta, Elena Cairo della S Roma Ciclismo, seguita da Costanza Martinelli e Manuela Ansaldo. Successo pieno quindi per questa sesta edizione della Gran Fondo La Garibaldina Cicli Castellaccio Memorial Arnaldo e Maurizio Ciccolini, Gran Premio Città di Mentana, che si conferma come una classica del circuito amatoriale nazionale.
parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Entrati amici di Scratch, allora Mara, adesso io so che grazie alla Vintage saremo presenti alle bandie, abbiamo già visto anche settimana scorsa o due settimane fa, abbiamo dato documentazione sul Vin Italy di quello che vuol dire questa demarchi, insomma, in tutta Italia. Aprite le porte in 1 o 3 giorni, io voglio capire perché sono ancora confuso. 3 giorni di cosa? Eravamo partiti per fare la ciclostorica. Poi, passaparola, hanno cominciato a avvicinarsi mogli, mariti, fidanzate, ma non tutte possono fare un chilometraggio, perché la ciclostorica, bene o male, sono dai 50, 100 chilometri, certo. Oppure quelle altre manifestazioni anche di più. Ho voluto coprire un po' tutta la fascia della famiglia e abbiamo messo la pedalata dei 10, per le famiglie e per i bambini, i 50 per tutti i tipi, sempre per tutti i tipi di bici, poi una 50 per tutti i tipi di bici che non tutti possono avere una vintage e una 50 e 100 km per chi ha la bici d'epoca per le vintage. Percorsi quasi simili, più manifestazioni all'interno di un'altra manifestazione di giovanissimi e l'abbiamo chiamata Lova Bike, le bandie da Lovadina e anche Amore per fare coinvolgere, appassionare la famiglia tutta. È 1 o 3 giorni mi pare. Senza guardare l'età. Ma quanti giorni sono? Partiamo venerdì sera l'8 di settembre con la gara a scatto fisso e poi sabato... Tipo pista? Sì, è una nuova specialità, la però... nuova, c'è anche il richiamo al velodromo, dai! Bisogna! E anche la zona dove c'è il velodromo. Vogliamo fare un weekend di bicicletta. Grandioso. 0-100 anni, chi sa pedalare con qualsiasi bici, qualsiasi età, qualsiasi sesso, qualsiasi colore, venga alle bandie per divertirsi in base alla capacità di allenamento, di certo. Fiato. Beh, di immagino alimentare. 100 km con una bici come quella che pesa 33, 15 kg, mamma mia. Giro oggi, ruota. Ma come si fa a fare 100 là, km? Là ho fatta, erano 75 km, su all'Eroica, qui ero a Broglio e ho fatto tutto il percorso solo con questa. Pazzesco. Ecco, fa, perché avete passione. Sposato la causa delle bandie? Beh, posto al mondo migliore, no? Guarda, cioè. guarda, ma che madrina potremmo avere? Scusa, è il top. Certo, cioè, ma la poi il lago, è stato sempre il mio mito come donna, perché grazie. Io mi medesimo come donna, io dico sempre, sono una donna, ma sono mezzo maschiaccio, perché se non hai un po' di pazzia, un po' di adrenalina Più, non riesci a fare queste pazzie. La Mara è immedesima in me, io mi immedesimo in lei, cioè un po' maschiaccio. Noi siamo un po' spericolate, infatti tu non porti il caschetto neanche io, non l'ho questo mai male, questo male, vi tiriamo le orecchie. Sì, non bisogna però dire siamo prudenti, cose. Io sono prudente, infatti in tutte le manifestazioni sono io che faccio la pripista, chiusura pista, sono quella che vado negli stop, mi fermo, controllo, fermatemi, cioè se vedo una macchina sta arrivando mi metto però in mezzo, promettimi che fermo. Promettimi che metti il casco d'epoca, okay. Va bene, almeno okay. Quello. Adesso andiamo col Tilime, Marathon Bike da Spilimbergo, una manifestazione assolutamente importante, internazionale, anche lì c'era la nostra Elenia Lazzaro e anche lì veramente una manifestazione da paura, una piccola clip che vi fa rendere conto esattamente di cosa stiamo parlando. Sì.
Con la Tillyment Marathon Bike a Spilimbergo in Friuli è andata in scena la prima tappa italiana delle UCI Marathon Series. Percorso lungo ed impegnativo di 104 km e oltre 3.000 metri di dislivello, per fortuna in una giornata fresca e soleggiata. Nelle fasi iniziali di gara il gruppo è compatto, con i migliori intenti a controllarsi. Sulla salita al Gran Premio della Montagna di Monte Pala a prendere l'iniziativa è il colombiano Leonardo Paez, che guadagna oltre 2 minuti sul gruppo degli inseguitori, composto da Yuri Ragnoli, Rul Paulissen, Fabian Rabesteiner e Francesco Casagrande. Nella discesa dal GPM, Yuri Ragnoli recupera secondi preziosi, ma non abbastanza per raggiungere il fuggitivo. A 20 km dall'arrivo per Leonardo Paez sembra fatta, ma negli ultimi chilometri di gara sul greto del tagliamento il colombiano è colto da crampi ed è costretto a rallentare vistosamente, venendo raggiunto e superato da Yuri Ragnoli, che va a vincere la Tillyment Marathon Bike in 4 ore, 19 minuti e 34 secondi, davanti a Leonardo Paez e Rul Paulissen. Colori italiani in evidenza anche per la gara femminile, dove va a vincere Mara Fumagalli in 5 ore 15 minuti e 37 secondi davanti a Maria Cristina Nisi e all'olandese Eilke Elfering. Ben rientrati in studio, amici sportivi e soprattutto appassionati di ciclismo. Abbiamo due belle donne che ci stanno raccontando il vintage. E a me questo vintage piace molto, anche perché in altre occasioni abbiamo detto che potrebbe aprirsi una piccola nicchia di mercato, presentata questo evento in occasione del Vinitaly. Insomma, lì abbiamo mandato il nostro inviato Alessandro Tic, che è oramai anche lui un po' vintage come me, e quindi non abbiamo fatto brutta figura. C'era addirittura Luca Zaia, il quale mi pare che abbia dato la propria benedizione. Gentilissimo, guarda, una persona stupenda. Penso, io non lo conoscevo, appena sono arrivata e lui mi guarda e mi fa ciao. E io ciao. E mi fa, neanche ha fatto ora avvicinarmi. Appoggiati, è partito in quarta con l'intervista e tutto quanto. Ma è stato talmente disinvolto. Tutto così, ma lui bello. È un vero uomo, nel senso, ragazzi, guarda. È un Veneto Doc, gli piacciono ancora le cose giuste, quindi no, lo capisco. È veramente bello, tutta certo. La trasmissione, proprio veramente, lui è stato gentilissimo, anche ironico. Ma al di là di questo ha accolto il fatto che, a parte il Trevigiano, sì, che è la regione più ciclistica d'Italia, ed è vero, il Veneto è la regione più ciclistica d'Italia, quindi credo che voi, quando vi affacciate con questi eventi, quello che ho potuto vedere io, scaturite molto interesse. E soprattutto portate pubblico, se la cosa è ben pubblicizzata, se non la sa nessuno. Esatto. Tu pensi, da ogni manifestazione ci sono, può essere dai 100 come prima edizione, 150, 300, 600, o come l'Eroica, che sono 7.000 iscritti l'anno scorso, oppure la Gran Fondo, che c'è sempre una ciclostorica a Roma, ci sono 5.000 iscritti, quindi coinvolgiamo tutti. Guarda Ilenia, io vi do un consiglio, adesso tra poco manderemo un altro contributo. Quando lo farete le bandiere, fate un angolo di bancarelle anche quelle d'epoca, ovvio, perché ovvio, sarebbe qualcosa ovvio, veramente, da fare un passo indietro nel tempo. Poi mi vengono in mente anche tanti altri siti, come tanti, in tanti paesi dell'Italia ci sono delle perle che sono quasi disabitate. Qua in Veneto abbiamo Primolano, Cismon, che bene si adattano proprio coreograficamente a ricevere una manifestazione del genere senza bisogno di montare set, e quindi potrebbe essere veramente qualcosa di importante a livello turistico. Bene, adesso andiamo con il Gran Premio Liberazione Junior Cavaliere Bici. Questa è una gara dedicata agli esordienti e agli allievi, anche questo è un servizio di Atlantide Video Service. Vai Christian Bon.
Tutto è pronto a Montoro per la seconda edizione del Gran Premio Liberazione Junior Cavaliere Bici, che vede protagonisti giovani ciclisti delle categorie esordienti e allievi. La prima delle due gare di giornata vede in scena gli esordienti di primo e secondo anno e si è aperta con un doveroso minuto di silenzio in ricordo di Michele Scarponi, l'uomo che sapeva sorridere alla fatica. La location della manifestazione è il negozio Cavaliere Bici, un miracolo tutto montorese che Clemente Cavaliere è riuscito a creare grazie al suo spirito imprenditoriale, a una sana educazione improntata al rispetto degli altri e alla fattiva collaborazione della famiglia e dei dipendenti. L'immenso showroom fa rimanere a bocca aperta molti degli appassionati e degli addetti ai lavori. Si parte dunque, gli esordienti di primo e secondo anno si dovranno misurare su un circuito di 4,1 km da affrontare per ben 6 volte, con un finale in leggera ascesa. Sono presenti le migliori formazioni del centro e del sud Italia e i partecipanti non lesinano energie sin dalle prime pedalate. E durante il secondo dei 6 giri in programma, quindi a 8 km di gara, allungano Armando Lettiero della ciclistica Poggio Marino Team Balzano e Alfonso Gramegna del Daniello Cycling Wear. Ed è un'azione efficace quella dei due battistrada che continuano a guadagnare terreno ad ogni giro, mentre il gruppo alle loro spalle si divide in più tronconi. Giornata da protagonisti dunque per Armando Lettiero e Alfonso Gravegna che arrivano a disputarsi il successo in volata. Ed è Armando Lettiero del Poggio Marino Team Balzano ad avere la meglio sul compagno di fuga Alfonso Gramegna. Terza posizione per Gabriele Bragazzi del team Il Pirata, quarto Umberto Salvatore Morea, quinto Fabio Di Stefano, sesto Salvatore Mancini, settimo Luca Recchia, ottavo Massimo Primi, nono David Rosioru, decimo Daniele Autiero. È stata una bellissima gara, all'inizio ho provato una fuga, ma non ci sono riuscito, al secondo giro è partito Alfonso Gramegna in salita e abbiamo collaborato tutti i 6 giri e alla fine mi sono giocato il tutto per tutto e ho vinto. E questa vittoria la dedico a Gelsomina Ragusta, la mia direttrice sportiva. E siamo alla prova regina di questa giornata, quella che vede in scena la categoria degli allievi. Sono ben 84 i ciclisti che scendono in griglia davanti al negozio Cavaliere Bici. Per loro saranno 12 giri da affrontare del circuito e si comincia naturalmente con un minuto di silenzio in ricordo di Michele Scarponi. Gara movimentata e andatura altissima fin dalle prime battute. Nella seconda parte della prova però si costituisce al comando un drappello forte di diverse unità che si divide il peso della fuga sino alle battute finali. Quello che resta del gruppo si ricompatta in vista del rettilineo d'arrivo ed è una volata a decidere la vittoria. Ed è Mattia Pomenti del team Il Pirata ad avere la meglio su Augusto Visca. Terza posizione per Paolo Bevelacqua, quarto Mario Iannone, quinto Luca Russo, sesto Fabrizio Cucinello, settimo Federico Cardone, ottavo Francesco Binetti, nono Luigi Amoruso, decimo Salvatore Ebarone. È stata una bella corsa, ringrazio la squadra che mi ha aiutato molto, abbiamo visto che c'era la gamba, abbiamo fatto sin dall'inizio gara dura, ci hanno ripreso all'ultimo giro che eravamo in fuga con Paolo Bevelacqua, ho visto che c'era ancora la gamba, ci ho provato in salita, siamo rimasti combatti fino alla discesa e l'ultima curva ho lanciato la volata e ho vinto. Sometimes I hate every single stupid word you say.
Al termine della gara e prima dell'incoronazione dei protagonisti, ricco pasta party aperto a tutti. Pasta e porchetta innaffiata da un buon rosso aiutano a sorridere e sottolineano l'importanza di questo tipo di eventi, voluti per promuovere il ciclismo giovanile e il progetto di Cavaliere, che dalla prossima stagione darà vita a una formazione juniores con il chiaro intento di raggiungere entro 5 stagioni l'esordio tra gli under 23. Un grande evento, questo sicuramente, perché si è visto l'evidenza sulla strada di tanti appassionati, tanti ragazzi da fuori regione. Questo è un peccato, perché significa che la Campania è debole, quindi io invito a promuovere i ragazzi giovanissimi, esordienti, a incentivarli a questo magnifico sport. Il prossimo anno al 95%, perché devo comporre lo staff per sviluppare una squadra juniores che in terra Campania ci sono, ma vogliamo fare qualcosa di diverso, qualcosa di più grande, una squadra simbolo della Campania, per poter partecipare agli eventi nazionali con atleti di terra Campania. Poi se si aggiunge qualche talento del sud, per noi è solo da apprezzare la presenza. Bene, prima di salutare, scusami Mara, ho chiamato Ilenia. So che ti manca, ma fammi dire qualcosina. No, mi manca, non dirlo. Ciao Ilenia, ti vogliamo tanto bene. Speravo di essere qua, di parlare un po' di più, ma parla sempre lui. Vabbè, no, non è vero. Avremo modo di presentare il Lava Bike più avanti, perché tanto è a settembre, però c'è l'area Expo, il mercatino, e tante belle cose. Io non vedo l'ora di venire là veramente 3 giorni per divertirmi. Intanto saluto con tanto piacere Alessandra Saravanin. Ti aspetteremo ancora, vi seguiremo, certo, per il vostro evento. Grazie anche a te Mara Mosole, ci vedremo ancora prima di Lovadina sicuro. Chiuderemo con un filmato, una delle interviste che aveva rilasciato Michele Scarponi a Christian Bon. Voglio chiudere veramente con un mio pensiero che mi ha accarezzato in questi giorni di grande dolore, perché comunque non si può perdere un figliolo di quella età, un campione, uno che aveva realizzato i propri sogni, e questi sogni veramente bisogna cercare di conservarli perlomeno per i suoi figlioli e per la sua famiglia. Imploro tutti quanti a capire che il ciclista non è un nemico e neanche l'automobilista. Vorrei che tutti quanti facessimo un piccolo pensiero a pensare che il ciclista è anche automobilista, e l'automobilista a volte è anche ciclista, e non è detto che quando ci si veste i panni di una o l'altra categoria bisogna come vestirsi col giaccone della guerra di uno o un altro stato. Questo è stupido oltre che deleterio. È per quello che dicevo che le divisioni creano vittime. A mai più queste vittime, non vogliamo più contare 6.000 morti sulle strade, non vogliamo più neanche che i ciclisti diventino mera istruttoria ogni 36 ore, ogni, come dire, facciamo il conto alla rovescia. Auguri alla famiglia, tante condoglianze, e quest'ultima intervista a Michele Scarponi. Michele Scarponi, innanzitutto, come hai scoperto il ciclismo, a che età hai iniziato a correre? Ho cominciato a correre all'età, correvo già da piccolo intorno a casa con i miei cugini, diciamo, poi praticamente all'età di 7 anni, quasi 8. All'età di 8 anni, il 25 settembre vinsi la mia prima gara da 3, che adesso è G3. Ho cominciato a correre perché appunto correvo intorno a casa sempre con la bici, diciamo la BMX o peggio, e mio padre ha voluto comprarmi una bici seria e tesserarmi nella squadra Pirelli Jesi, che è una squadra jesina, e da lì ho cominciato a correre, prima per gioco, poi pian piano è ancora un gioco, ma ogni tanto facciamo sul serio. Chi era il tuo idolo quando eri bambino?
Ma francamente non ho avuto mai uno solo, mi sono sempre innamorato dei campioni durante le ere, no? E mi piaceva la sfida Bugno-Chiappucci e inizialmente ero più per Chiappucci che per Bugno, però poi nel tempo mi sono innamorato di Bugno e mi ero un appassionato di Coppolillo perché era sempre in fuga. Poi chiaramente Pantani, negli anni di Pantani, ha fatto innamorare anche me, come tutto il resto penso del mondo. E poi negli anni mi ero appassionato al mio compagno di squadra e di stanza, Roberto Conti. Una carriera lunghissima, la tua, un ricordo particolare che porti nel cuore? Ma di ricordi la carriera, diversi anni che corro, quindi di ricordi ne ho messi insieme tanti. Quello che ricordo più volentieri è stata una vittoria nel 2009, se non erro, una tappa della Tirreno Adriatico che arrivava a Camerino e vinsi davanti a Garzelli, Basso e Nibali e fu la mia prima vittoria importante, quella che un po' mi ha fatto capire che potevo fare veramente delle belle cose. Parlando di Nibali, tu l'hai aiutato a vincere la maglia gialla, una maglia gialla che è anche un po' tua, come ha cambiato la tua vita? Ma io sinceramente sono stato subito entusiasta di far parte della Astana l'anno scorso quando ho firmato appunto con la squadra di Nibali, perché mi piaceva l'idea di aiutare a provare a vincere con Nibali il Tour de France, che secondo me poteva farlo, perché è veramente forte. E mi piaceva la sfida, cioè mi metto a disposizione di Nibali, un corridore fortissimo, forse tra i più forti, con il quale ho battagliato e comunque ora lui, io sono un po' più grandicello, lui è nel pieno della maturità, ho detto gli do una mano e vediamo se veramente riusciamo come squadra a vincere il Tour. Che durante il Tour è stata una cosa incredibile, perché Vincenzo veramente era in una condizione incredibile, io ho fatto la mia parte come del resto l'hanno fatta tutti i compagni della Astana. È una barra, ora che racconto mi viene ancora la pelle d'oca, perché vincere il Tour è una cosa che capita raramente, penso, anche da compagno di squadra del leader che lo vince, quindi è un'emozione incredibile, ti catapulta in una cosa indescrivibile, cioè le persone, l'importanza della gara. Per me è stata un'emozione forte perché il Tour era il mio terzo Tour e gli altri due avevo sempre visto come una cosa impossibile da conquistare. E essere fra i protagonisti o gli attori principali della corsa con Vincenzo, che poi l'ha vinto, è una cosa che ancora non riesco a descrivermi. Cosa c'è nel futuro di Michele Scarponi? Mamma mia, adesso l'anno prossimo, no? Inizialmente, che è il 2015, correrò ancora con l'Astana, chiaramente prossimamente, più presto che prossimamente, ci saranno i primi ritiri con la squadra, i raduni, dove si parleranno un po' di programmi. E credo che Vincenzo farà, c'è da capire un po' cosa vorrà fare Vincenzo, Aru che è andato davvero forte, è stata la rivelazione del 2014, chiaramente capire un po' chi farà giro il Tour, se faranno giro il Tour così e vedere dove posso inserirmi io nel calendario. Chiaramente credo che aiuterò i capitani, quelli un po' più forti a vincere gare importanti, però anche io vorrei fare qualcosa di buono. Come si vede Michele Scarponi quando appenderà la bici al chiodo? Che ne so, adesso mi sto abituando a fare il babbo a tempo pieno, è dura, è più dura che correre in bicicletta, quindi cercherò di correre il più lungo possibile, però quell'idea lì un po' mi sfiora e ancora non so esattamente cosa fare, ci sto pensando ma è dura, è più facile correre, quindi corro per il momento. Michele, cosa ti ha insegnato il ciclismo? Mi ha insegnato che niente è facile, che se vuoi conquistarti qualcosa alla fine devi rimboccarti le maniche, allenarti e combattere, non aspettarti l'aiuto di nessuno, combattere con le tue forze, con la tua testa, con la tua determinazione e se vuoi raggiungere qualcosa devi mettercela davvero tutta. Concludendo, il messaggio di Michele Scarponi ai bambini che si avvicinano alla bicicletta. Allora, io penso che è tanti anni che corro, ho cominciato come un gioco, magari come tanti bambini che cominciano adesso, e penso che correre in bici sia stata la cosa più bella che abbia mai fatto. Ho 35 anni purtroppo, cacchio, e mi diverto ancora come quando ero bambino a correre in bici, quindi quello che posso dirvi, correte in bici, divertitevi e inseguite un sogno, perché magari il sogno a volte si realizza.